Benvenuti al Tè Artistico, io sono Angela Rovinelli e questa è la mia collega ed amica Sara Bacchiocchi. Nelle retrovie abbiamo anche la presenza, anche se non si vede, della nostra amica. La nostra amica Francesca Ceresani. Da cosa ci è venuto in mente questo canale, il Tè Artistico, questo nome così strano? In pratica abbiamo pensato ai caffè letterari settecenteschi, in cui si discuteva di materie letterarie e di filosofia. Ecco, noi prenderemo più in esame temi appunto artistici, ma non solo e non tanto chi ha fatto cosa e cosa è conservato dove. Il mondo dell'arte, la storia dell'arte, include tantissime materie. Tantissimi argomenti, dalla storia, sociologia, economia, scienze, chimica, anatomia, botanica, eccetera. Proprio, Più ne ha più ne metta. esatto. E infatti, tutte e tre abbiamo un po' delle competenze, diciamo degli studi alle spalle che ci permettono di parlare di questi temi. La mia amica Angela Rovinelli, infatti, è laureata in Scienze dei Beni Culturali. La nostra amica Francesca Ceresani è laureata in sociologia e infatti lei si occuperà magari di ricerche, dei temi più legati appunto a questa materia. E io invece sono laureata in storia dell'arte, quindi ognuno diciamo ha un po' la sua specialità. Di cosa parleremo oggi, Angela? Oggi parleremo dei canoni estetici e Brava. come si sono evoluti nel corso del tempo, anche a livello sociale. Esatto, e anche di quei canoni estetici che rimangono nel tempo. Possiamo partire con il corpo. Sappiamo bene che per tanti decenni ci hanno fatto una testa così con le classiche misure 90-60-90, no? Ecco, queste misure effettivamente hanno un loro perché, non tanto la misura del giro seno, ma la proporzione che sta fra la vita e il bacino, e risponde a un giro vita che misura i 2/3 del giro bacino. Avere appunto questa proporzione giro vita e giro bacino, non tanto le misure insieme, la proporzione che c'è dietro, li troviamo in varie opere d'arte che vengono considerate il non plus ultra, insomma, della bellezza femminile. Ecco, la prima per esempio, scusate le foto, ma sono Donne, alquanto per obbligata. piacere. Allora, Ecco, diciamo come le cose come proviamo. stanno, è tutto molto a livello amatoriale. Sì, parecchio. È Quindi, anche spontaneo, dai, diciamo così. abbiate pazienza. Allora, la prima foto che vediamo è questa. Ecco, questa è la regina della notte, probabilmente una rappresentazione della dea Sumera Inanna, ed è databile fra il 1800 e il 1750 a.C. Originariamente venne catalogata come rilievo Burney della collezione, attualmente della collezione Norman Kelvil a Londra e si trova al British Museum. Ecco, troviamo qui questa forma a clessidra, quindi i fianchi e la proporzione giro vita e giro fianchi è comunque ottimale. Era C'è una. da dire che questa era la dea della fertilità, Sì, anticamente. è legata alla Non so. fertilità, come anche molte divinità femminili legate alla luna e all'acqua, perché avevano tutte molto a che fare sia la luna e l'acqua con il ciclo femminile e anche con appunto la fertilità, ovviamente. Con gli antichi culti della dea madre. Probabilmente sì. Abbiamo anche un'altra opera che conosciamo tutti molto bene, soprattutto per la mancanza delle braccia, che è la Venere di Milo. Lì c'è stato un incidente, un percorso accidentato. Sì. Allora, l'autore è attualmente anonimo, ma in passato si credeva si trattasse di Prassitele.
Siamo nel 130-100 a.C. e questa statua si trova al Museo del Louvre di Parigi. Anche qui troviamo questa proporzione 2/3 vita bacino e troviamo anche le gambe lunghe. Anche le gambe lunghe sono molto importanti perché sono un tratto tipicamente adolescenziale. Vi ricordate, care signore, signorine, di quando eravamo adolescenti? Alcune, non io purtroppo, avevano le gambe più lunghe di altre. Queste Va gambe bene. lunghe sono un tipico tratto adolescenziale. E perché è importante? Ecco, ricordiamoci che molto di ciò che ha a che fare con l'attrattiva ha a che fare anche con la fertilità. E la donna raggiunge il culmine della sua fertilità intorno ai 18 anni, sicché le gambe lunghe ricordano l'adolescenza, quindi il momento in cui la donna è particolarmente fertile. Lo adoro. Ricordi come si intitola? Bravissima, Madame X Madame promossa. X. Brava, ti do un bel 30. Allora, No, non mi dai la lode o niente? per la nota aspetta, magari te la do dopo. Allora, l'autore è John Singer Sargent. Siamo fra il 1883 e il 1884 e questo dipinto in realtà lo conosciamo come Madame X, ma il suo primo titolo fu Madame Pierre Gautreau. Infatti era il ritratto di questa dama, la moglie di questo Pierre Gautreau, che, purtroppo, a cui purtroppo questo ritratto non è che portò benissimo, anzi, praticamente sparì dai salotti buoni, Posso francesi. aggiungere una cosa? Sì. Essenzialmente fu uno scandalo perché consideriamo che fino ad allora il corpo della donna, quanto veniva anche visto ritratto nudo, veniva sempre paragonato a divinità dell'antico Olimpo, quindi Venere, Afrodite. Quindi lì era concesso che il corpo della donna venisse in qualche modo rappresentato anche seminudo nudo. Perché non raffiguravi una persona vivente, una persona in Esatto. carne e ossa, devi raffigurare un simbolo. Esatto. Madame X, in questo caso, ha rotto uno schema, ha rotto un tabù. E questa rottura le cagionò l'esclusione dall'alta società, quindi Esattamente. essere additata come poco di buono e quindi essere buttata fuori dai circoli tabellari. Essenzialmente perché? Potevi avere anche la vita più dissoluta che volevi, certo che se eri una donna potevi sempre usare delle accortezze, ma non potevi mai fare che questa retroscena della tua vita venisse al fuori, scoperto. Lei invece si palesa di tutta la sua vanità, di tutto il suo orgoglio di donna, sapeva quindi di essere bella, di essere affascinante. E questa è stata la sua rovina. Essenzialmente noi oggi guardiamo questo dipinto e una persona può dire, ma perché? Perché? Perché per allora una scuola così provocante a V, che lasciava intravedere le spalle scoperte, quel nero del vestito che accentuava ancora maggiormente questo fatto, era assolutamente più provocatorio. Di uno trasgressivo assoluto. L'abito nero, probabilmente di velluto, con questa pelle chiarissima, questo contrasto dava un effetto di nudità, probabilmente. Quindi non è tanto l'immagine in sé, forse, quanto l'immaginare, ecco, che poteva essere pericoloso. Mi ha aiutato. E passiamo adesso anche a un'altra immagine. Siamo nel 1906. Un artista che probabilmente già conoscerete, che è Boldini, è Giovanni Boldini. Questo è il ritratto di Mrs. Howard Johnson e si trova in una collezione privata. Anche qui abbiamo questa pelle chiara con quest'abito che è scollato. Effettivamente, se andiamo a vedere la scollatura,
non è che sia molto più accollato di quello di Madame Gouthreau. Però che differenza c'è nel colore, nella manica, come dicevamo, che è presente? E c'è tutta una questione di movimento, di, insomma, anche a livello proprio artistico, di pennellate, eccetera, un'idea di movimento molto interessante, molto particolare. Puoi far mostrare un'altra volta entrambi i dipinti insieme, entrambe le fotografie in questo caso? Secondo me cambiano come giorno e la notte. Esatto, mentre Madame Gautreau dà un effetto più provocatorio, no? Una donna provocatrice, quest'altra in confronto, la È signora sensuale. Ronson, è sensuale ma rimane comunque in qualche modo angelica, poi non guarda, cioè ha uno sguardo anche abbastanza vago, invece questa si nota una certa vanità probabilmente, forse anche questo che ha un po' disturbato all'epoca. Ma guarda, anche se questa ha uno scollo rilevante, però se tu guardi la parte del petto, comunque sia, non è esattamente ben vista, rimane sempre un po' più coperta. Sì, Quindi l'unica cosa che ma dà provocatore è questa spalla scoperta, però è sempre presente anche questa spallina che sembra essere anche scesa un po' così, senza che lei se ne sì. rendesse conto. Per sbaglio, in realtà anche in questa all'inizio c'era questa spallina che era scesa all'inizio, però poi è stato cambiato perché proprio quella spallina poteva dare un effetto ancora più malizioso e quindi l'autore ha scelto poi di risistemarla. E invece Boldini ha giocato proprio sulla spallina scesa, sulla manica scesa. Boldini ha giocato tutto su quell'elemento lì, invece Ma anche i in colori dell'abito, se vai a vedere, sono Esatto. molto diversi. Sì. Invece Madame X gioca già sul provocatorio, quindi anche la spallina scesa sarebbe stato troppo eccessivo. Accento ancora di più questo suo aspetto di vanità e di provocazione, ecco, sicuramente. Entrambi bellissimi. Sì, tutte e due, ognuno a modo suo, ma sono veramente belli. Andiamo ancora avanti e arriviamo al 1947. Chi è? Christian Dior. Una bellissima donna con una vita sottile. Per quella proporzione che ti dicevo, che lui mette Esatto. in mostra praticamente, che lui espone in questo modo col New Style. E anche qui, come dicevamo, c'è questo corpo a clessidra e si riprende un po' il canone della donna ottocentesca, ma di metà Ottocento, certo in questo caso non c'è la crinolina, però comunque la gonna rimane ampia.